Bene a tutti ragazzi, per ritorno di un nuovo video. Oggi siamo su GTA Online. Perché oggi volevo imparare a fare un glitch della duplicazione, che è stato scoperto da pochi giorni. Per prima cosa ragazzi, dovete avere un appartamento, cioè dovete avere un garage di un appartamento. Tipo questo, ora vi faccio vedere. Tanto basta che acquistate un appartamento, non acquistate quelli piccolini perché là penso che in quei garage non funziona. E ragazzi, vi avverto che dovete stare in una sessione pubblica con qualcuno che abbia l'autofficina, e deve essere grigia. Dovete vederla grigia, e quando arrivate là, vabbè, avete capito. Io lo faccio ragazzi, io ve lo faccio vedere perché non voglio che lo sbaggano, ma voglio anche che lo sbaggano, perché sennò ragazzi è logico che le persone si fanno i milioni gratuitamente e poi non ti diverti più su GTA Online, vabbè. Però io ragazzi ve lo faccio vedere comunque. Allora, per prima cosa io adesso vabbè, che è successo? Ah sì, è vero. Allora ragazzi, se volete prendere qualche veicolo da sacrificare, in questi giorni stanno mettendo un botto di veicoli. Se andate qua, mettete ordine per pezzo che va. No, no, non voglio spendere un euro perché no, non so. Se mettete il prezzo così, troverete questi veicoli gratuitamente. Ovviamente ragazzi, questi sono i veicoli da sacrificare. Lasciate perdere se entra qualcuno nel party o mi invitano. Lasciate perdere, raga, perché prendetene uno quanti volete. Io tipo ho trovato un glitch per prenderne 1000, tipo. Boh. Va bene, potete prendere all'infinito. Voi ragazzi, la prima cosa che fate è salire sulla macchina e andare avanti. Poi, appena ragazzi uscite dal garage, ora aspettiamo che fa il caricamento. Appena uscite, schiacciate per avviare il menu interazione, andate su veicoli, riporta veicolo personale a deposito. Dopodiché chiamate il meccanico e chiamate il veicolo che volete duplicare. Dopodiché vabbè, aspettiamo che ora mi arriva, che ci metterà un bel po'. Tipo io voglio duplicare la BF400. Come si chiama? Vabbè, tipo ora mi arriva. Aspettiamo, io raga non sono un riccone, quindi non ho l'account moddato, quindi non c'ho le issi gratis là, non me le faccio neanche givare. E andate all'autofficina di qualcuno. Ora ragazzi, dovete trovarne una in una sessione pubblica che non è vostra. Ovviamente raga, funziona solo con questo garage, con il garage dell'appartamento, non solo con questo appartamento, però con tutti gli appartamenti, vabbè, avete capito, insomma. Voi andate. Purtroppo raga, le oppressor non si possono duplicare perché sennò sarebbe troppo OP e faresti tipo 300.000 botta. Ah ragazzi, mi ero dimenticato di dirvi che voi non state duplicando, cioè non, quando l'andate a vendere. Oh, ma fammi entrare però, cazzo. Perfetto, penso che abbia messo che nessuno può entrare nella sua autofficina. E in questo caso siamo un po' fregati, ma noi non. Ah no, ok, ora mi fa entrare. Perché stava guidando così? Boh. Vabbè ragazzi, appena entrate, se vi dice di riparare il veicolo, voi riparatelo, tanto non si sbagga. Non fate niente quando arrivate. Schiacciate O e X per uscire. Io ovviamente ora mi fa il caricamento, non voglio ritagliare, infatti ve lo faccio così il video completo, quindi non vi faccio nessun taglio. Schiacciate O per andare indietro, schiacciate X. E quando uscirete dall'autofficina avrete completato il glitch e ne avete due. Però ragazzi, ovviamente se
l'auto dell'inizio, quella che vi ho detto da sacrificare, non ce l'avete più. Quindi ragazzi, fate come me che ho preso le auto, quelle gratis, quelle gratuite. Ora ragazzi, se siete da PC, se non mi sbaglio, vendetele subito se siete da PC. Non mi sa che non ve lo farà salvare. Quindi ragazzi, se siete da PC, vendetele subito. Andiamo all'appartamento. E appena entriamo nel garage, ve ne troverete due, ovviamente quella che avete ora, che è quella che ho io stando al garage, e l'altra è quella normale, quindi non vi toglierà la BF4, non vi toglierà, vabbè, la BF400, il veicolo complicato non ve lo toglierà, quindi ragazzi, per quello lo faccio senza tagli, sennò certe duplicazioni infatti sono anche finte. Molti ragazzi le fanno finte, le duplicazioni. Voi entrate, adesso vi farò vedere che ne avete ben due. Ovviamente ragazzi, questo glitch lo potete fare all'infinito. Io ho già venduto due macchine, cioè due BF400, ne avevo quattro. Ecco raga, ne avete due. Magicamente questa è sparita. Ovviamente l'oppressor non si può modificare, cioè non si può, vabbè, avete capito, sarebbe troppo OP poi. Cosa vi posso dire raga? Gang QC Gang, ci vediamo in un prossimo video. Bella raga!